Falsa partenza per la prima udienza preliminare del processo per la morte di Giuseppe Pierocchi e Silvia D'Ercoli, giovani sposi annegati nel fiume Orta il 1 maggio del 2017. Stamane, pronti via, il GUP Colantonio ha subito aggiornato la seduta per un difetto di notifica ad uno dei due indagati, il direttore del Parco Nazionale della Maiella, Remo Di Nino. L'altro indagato è il sindaco di Caramanico, Simone Angelucci. Si tornerà in aula il 23 maggio per la costituzione delle parti e l'eventuale rinvio a giudizio. Silvia D'Ercoli e Giuseppe Pierocchi morirono annegati nel fiume Orta il 1 maggio del 2017, davanti agli occhi attoniti dei loro due piccoli figli di 8 e 4 anni. Fu la D'Ercole a cadere per prima nel fiume. Il marito, nel tentativo di salvarla, cadde anche lui. Vennero entrambi ripescati a diverse centinaia di metri. Per questa tragedia, il PM Valentina D'Agostino ipotizza il reato di omicidio colposo, tesi sostenuta anche dagli avvocati di parte civile e per i familiari delle due vittime, uno dei quali stamane era tra l'altro presente in aula. Noi avevamo denunciato sin dal primo momento, insieme con il collega Midia, che difende anche lui i congiunti delle vittime, avevamo denunciato che la morte non era addebitabile a una mera fatalità, bensì a delle omissioni che ci sono state all'interno di un'area ben definita che è l'ente parco Maiella. I fatti sono avvenuti all'interno di una località turistica perimetrata che secondo il nostro modo di vedere doveva essere a norma riguardo alle possibilità di infortuni. Anche per questo, oltre al coinvolgimento delle persone fisiche, chiedete il coinvolgimento degli enti? Noi chiederemo, sì, la chiamata in causa anche dei responsabili civili, l'ente Parco Maiella e il Comune.